parla. Vai, vai. Devo parlare? Allora, la domanda è impensabile che ancora cioè, succedano queste cose. Praticamente il signor Guarascio è una persona abbastanza socievole, cioè fa solo lavoro e casa. Praticamente lui ha costruito la casa con tanti sacrifici, cioè ha mantenuto la famiglia con tanti sacrifici. Ora, resto un po' di stucco vedendo una situazione di questa. Come si può mettersi contro a delle famiglie così? Cioè normale, lavoratore, per un debito non lo so se sia a quanto ho preso nei giornali di 10.000 euro, mettere all'asta una casa che per 26.000 euro che almeno ha un valore di 180.000 euro, 180-150.000 euro, cioè è impensabile che al giorno d'oggi succedano queste cose. Io dico, ma lo Stato a questo punto ci tutela? E come ci tutela? Attraverso le banche che ci tolgono tutto, cioè se siamo arrivati a questo livello, cioè proprio noi cittadini siamo proprio rovinati in questo caso. Ora io lo dico, si deve continuare su questa linea che tutti i cittadini italiani si stanno indebitando per pochi spiccioli, perché in realtà sono questi, 10.000 euro alla fine sono pochi spiccioli. E poi le banche si riappropriano di tutti i beni immobili. Non lo so, se questo è un modo di andare avanti, a questo punto è meglio non lavorare, è meglio non chiedere neanche soldi alle banche e non si gira nessuno. O per meglio dire, è un'altra cosa ancora che è da riflettere, da attendere, è meglio che i soldi che abbiamo in banca li riprendiamo, ce li mettiamo sotto i materassi, non ne apriamo più un conto corrente e così vediamo le banche fino a che livello loro hanno i poteri. Questo è il sentimento.